Ciao a tutti, oggi realizziamo insieme un trucco da sera luminoso. Intanto vado ad idratare le mie labbra con questo burro cacao di Sol de Janeiro che è bellissimo. E applico la mia crema viso Hydro Boost di Neutrogena, questa crema in gel idratante con cui mi trovo bene, è già la seconda volta che la ricompro perché idrata la pelle, non è pesante però quindi non dà fastidio e si asciuga soprattutto in 2 secondi. Tanto che si assorbe, pettino le sopracciglia e utilizzo la Brow Glue di NYX. Le vado semplicemente a pettinare in questo modo perché sono già folte, quindi non devo fare chissà che grandi cose, ma le pettino così non si muovono perché a volte ho qualche pelo che va di là così, si muovono e io le vado a fissare, così rimangono lì, con questo rimangono fissate tutto il giorno. Come base applico questo prodotto qua di ELF, vediamo com'è perché è la prima volta che lo provo. Lo applico così su tutto il viso, diciamo come primer. Lo stendo e poi lo sfumo con un pennello su tutto il viso. Questo qua dovrebbe andare ad uniformare l'incarnato, a renderlo luminoso. Luminoso, luminoso. Anche il colore sembra giusto, forse d'estate sarà un po' chiaro per me, però non è estate, quindi perfetto. Molto bello. Quasi quasi, non utilizzo neanche il fondotinta. Infatti vado a correggere direttamente le occhiaie e le discromie col multitask di Essence, quindi copro le mie occhiaie, vado sulla fronte, ai bordi del naso e sul mento, applico giusto un po' qua, ma non servirebbe neanche, e ai lati degli occhi, e poi lo posso sfumare anche questo con il pennello, in questo modo, oppure con la spugnetta, vedrete un po' voi come vi trovate meglio, magari per la zona delle occhiaie è meglio la spugnetta, che si riesce a raggiungere meglio con la parte a punta, e vado a sfumare il mio correttore. Ora fisso la mia base con la Brighten Up di Essence, che è questa cipria banana powder, e vado a fissare principalmente la zona del contorno occhi e poi un pochino nella zona T, dove ho messo comunque l'altro correttore, così evitiamo che si sposti e vada in giro durante il giorno. Per il viso vado ad utilizzare questa palettina qua di Astra, che non è niente male. Quindi vado ad applicare il bronzer con un pennello angolato. Quindi lo vado a prendere, è un bronzer caldo, così vado a scaldare un po' tutto il mio viso e lo applico qua sugli zigomi e sulla fronte. In questo modo, come vedete, scrive, cioè poi costa pochissimo, sta palette è veramente valida. Così. Ora prendo anche il blush. Anche questo è bello pigmentato, scrive veramente veramente valido. Quindi lo applico bene sulle mie guance e applico anche l'illuminante perché non fa mai male e a me piace come prodotto. Quindi lo applico sugli zigomi, sul dorso e sulla punta del naso. Come vedete è bello naturale, non evidenzia la grana della pelle, veramente bello. Per gli occhi utilizzo questa palette di Natasha Denona. Applico questo ombretto qua marroncino nella piega dell'occhio in questo modo e faccio avanti e indietro e lo porto un pochino anche verso l'esterno. Ora prendo un pennellino a penna, il colore più scuro, e vado a creare la mia parte esterna dell'occhio in questo modo e sfumo comunque verso sempre l'esterno. Applico come base shimmer questo shimmer qua su tutta la mia palpebra,
mobile in questo modo, senza andarci troppo pesante, perché adesso sopra vado a metterci un'altra cosa bellissima. Lo applico proprio su tutta la palpebra. E sopra applico questo ombretto qua bellissimo che ho appena comprato di Mulac. Così, anche se è proprio un altro colore, non me ne frega perché è troppo bello. E lo vado a picchiettare. Col dito si sposta. Meglio applicarlo col suo applicatore. Lo applico su tutta la palpebra. Ve lo dico, aveva un effetto molto più bello applicato sopra l'ombretto in crema, quello di Clio, su Frappè Rosé. Era molto molto più bello che applicato così. Però vabbè, lo applico su tutta la palpebra mobile dove ho messo prima lo shimmer. Lo applico in questo modo su tutta la palpebra. E ora creo il mio punto luce con questo ombretto qua nell'angolo interno. E questo ombretto qua è veramente bello. Mi piace un sacco. E dà un sacco di luce comunque allo sguardo. Ora vado a fare una riga di eyeliner e utilizzo però questo eyeliner marrone di Kiko. Vado a fare la mia linea di eyeliner. Devo dire che come prodotto è abbastanza semplice da utilizzare, cioè 2 secondi e si fa la riga senza troppa difficoltà. Nella rima interna applico questa matita qua di Astra, che è chiara, e vado ad illuminare lo sguardo. Mascara Maxi Mod di Kiko e pettino tutte le mie ciglia. Per bene, perché è bellissimissimo. Applico la matita labbra So Chic di Clio Makeup e contorno tutte le mie labbra. E sopra ci applico questo lip balm di Makeup by Mario, che è Rose Glow, un pochino, vedi? Che è anche un po' rimpolpante. E questo è il risultato finale del make-up. A me piace un sacco, fatemi sapere cosa ne pensate.